Bene, vediamo oggi di introdurre il primo grosso argomento di quest'anno che è la termodinamica. Qui ho una breve presentazione che ho fatto durante il periodo di miglioramento, quindi ho fatto compiti a casa. Il titolo chiarisce qual è la geografia che c'è sotto il nostro percorso. Da termometro, che dovete aver trattato nel... Allora, siamo forse così... Scusate solo un secondo. Lo apriamo in... Così dovrebbe rimanere aperto. Al biennio, alla freccia del tempo, al paradosso del tempo, nel senso che le cose fisiche evolvono verso stati di equilibrio invece che tornare al contrario. Cioè, se io prendo un uovo e lo lascio cadere per terra, l'uovo si rompe e rimane a terra. Non accade mai che l'uovo da terra rotto si metta insieme e mi salta in mano. Anche se nessuna delle leggi della fisica newtoniana viene violata, l'energia si conserva e vediamo dopo. Qui c'è, andrò veloce perché penso che sono molte cose da vista il biennio. Qui c'è la notizia che trovate, per esempio, sull'enciclopedia Treccani della termodinamica. Qui mette in risalto l'approccio fenomenologico della termodinamica classica. Cioè, si prendono il che sarebbe più da cui partiamo, si prendono alcuni fatti sperimentali emersi nello studio dei sistemi molto semplici come i gas e su questi si costruiscono, su questi fenomeni si costruiscono delle equazioni che li descrivono e applicazioni, quindi concetto di macchina termica e concetto di principi della termodinamica che vedremo nel corso di quest'anno. La definizione invece che c'è su Wikipedia, oltre a dire quanto già visto, mette in risalto anche l'avvento della termodinamica di sistemi di non equilibrio, che è quella cosa più interessante e più moderna. Che avremo modo di accennare, ma ahimè non c'è possibile approfondirla per diversi motivi. Quindi il primo punto chiave, che cosa riguarda, che cosa tratteremo in termodinamica? Beh, i concetti chiave sono quelli di calore e temperatura. Ne vedremo la definizione, il contesto scientifico in cui si colpano e soprattutto la loro relazione con i concetti della meccanica newtoniana, cioè della dinamica, quindi lavoro e energia, e come avvengono gli scambi tra queste grandezze nel corso dei fenomeni naturali che trattiamo. In particolare, i personaggi della nostra storia sono temperatura, ma anche la pressione, un concetto che avete visto probabilmente nel libro Statica del Pieno, energia che abbiamo visto precedentemente, volume, entropia, diverse con grandezze, e le relazioni che li legano. Okay. I principi base, chiave della termodinamica vanno sotto leggi o principi della termodinamica, sono tre, okay. E dal punto di vista della termodinamica classica sono principi, cioè leggi da cui si parte. La termodinamica alternativa, per un attimo vediamo, invece li interpreta, ne cerca un'interpretazione in termini più semplici. Vediamo questo punto. Ci sono due grossi pilastri in termodinamica, la termodinamica classica che utilizza come punto di partenza i principi, cioè leggi tra virgolette semplici che emergono soprattutto da fatti sperimentali e si occupa essenzialmente di trattare sistemi naturali su scala macroscopica.
principali caratteristiche è il fatto che non fa riferimento, quindi è indipendente dalla struttura microscopica, in particolare dalla teoria atomica. Ok? La termodinamica alternativa, come l'ho chiamata prima, che prende il nome più corretto di termodinamica o meccanica statistica invece, sfrutta a piene mani l'ipotesi atomica, cioè il fatto che la materia è fatta di atomi, e interpreta le leggi della termodinamica classica in termini microscopici. E quindi dà un'interpretazione, per esempio, della temperatura in termini energetici e del calore in termini di flusso di energia e via dicendo. Okay? La sua peculiarità è che introduce il concetto di probabilità, cosa strana per un ambiente tra virgolette meccanicistico, deterministico come quello della fisica newtoniana. E questo vedremo che è legato al fatto che, siccome il numero delle particelle coinvolte è tanto grande, si rinuncia, tra virgolette, a descrivere il sistema nel suo dettaglio, okay? Ma si passa a una descrizione, un'interpretazione microscopica, d'accordo, ma questa la utilizzo, fondo meglio su questo, un'interpretazione macroscopica globale. Però il vantaggio della termodinamica statistica, quindi l'approccio microscopico, che mi permette di interpretare ciò che altrimenti non è interpretabile. Apparentemente la meccanica di Newton e la termodinamica classica sono due comportamenti tra virgolette della natura totalmente diversi. Da che cosa nasce, o meglio, come si sviluppa la termodinamica? Un grosso impulso, come vedremo anche nelle prossime diapositive, nasce nel Settecento, fine Seicento, inizio Settecento, per l'esigenza di utilizzare le macchine termiche, che studieremo a fondo, cioè dispositivi utili a sfruttare una forma di energia che nella meccanica di Newton, perché abbiamo trattato fino ad adesso, chiamavamo energia legata alle forze dissipative. Faccio l'esempio più della Terra, l'attrito. Abbiamo visto che se in un sistema ci sono forze conservative, l'energia meccanica si conserva e fine. Se invece ci sono forze non conservative come l'attrito, l'energia meccanica va a finire in qualcos'altro, punti di punti. Questo qualcos'altro è una forma di energia che si chiama energia termica associata alla temperatura, e le macchine termiche sono nate proprio per vedere se è possibile sfruttare questa forma di energia, cioè convertire se, come, in che modo, eccetera, l'energia da termica a energia meccanica, d'accordo? E poi più in generale a trattare il tema di come avvengono gli scambi tra le due forme di energia che abbiamo appena considerato, cioè il lavoro, il carico e il calore, e che soprattutto che limitazioni hanno. Un problema pratico che ha motivato questo è per esempio il problema che si è presentato all'inizio con la necessità di far funzionare le miniere. Vedete che una miniera per sua natura è sottoterra, se non ho un sistema per drenare l'acqua dalla miniera, la miniera è inutilizzabile, perché l'acqua già la riempie o il proprio con un'infiltrazione di acqua. Una soluzione, per esempio, è questa che viene chiamata vite di Archimede, ed è attribuita a Archimede. In realtà Archimede è vissuto nel terzo secolo avanti Cristo. Esistono sistemi simili per lo sollevamento dell'acqua già nella costruzione dei giardini pensili, quindi quasi 500 anni prima di Archimede. E qui il sistema, siccome funziona, è usato ancora oggi.
sistema centrale in Polonia, vedete una vite per chimica in funzione. Un sistema vecchio di già quasi 2500 anni è ancora in uso, è un buon sistema. L'idea di sfruttare le macchine per svolgere questo compito sul piano industriale è venuta a questo signor Thomas Avery, che ha prodotto questo tipo di dispositivo, che è una delle prime macchine a vapore, in realtà la prima macchina a vapore la vediamo tra un attimo, che sfruttava il fuoco, il calore, quindi per utilizzare per far funzionare una partita terra. Ok? A questo noi diamo il nome di macchina a vapore, che sfruttava l'espansione di vapore acqua molto riscaldato. Oggi in che ambiti la termodinamica gioca un ruolo importante? In moltissimi contesti. Mi permetto di sottolineare la meteorologia, a parte i primi tre come già visto, la biologia e la medicina, in tutto ciò che è legato alla temperatura ha molto a che fare con la biologia e la medicina, l'informatica, per quanto possa sembrare strano, il concetto di informazione e termodinamica è un concetto chiave, e non ultimo la filosofia e la letteratura, con tutti i, tra virgolette, paradossi che si creano proprio legati alla presa del tempo, che vengono sfruttati anche in ambito letterario. Partiamo da lontano. Il primo contesto in cui il valore è citato è il mito della creazione. Per esempio, per gli egizi il calore, il fuoco, è legato alla creazione del mondo. Questo ricorda un po' Blinken, non è un antesignano. Nella filosofia occidentale, Eraclito, il fuoco è uno dei quattro elementi che formano tutte le ed è talmente importante che più tardi, scusate il periodo, più tardi Eraclito ne riduce da 4 a 3, ma il fuoco rimane fuoco sono fuoco. Okay? E quello è un antenato del nostro concetto di calore e di fuoco. La chiave per la nostra comprensione profonda della termodinamica, cioè quella che va oltre la termodinamica classica, è legata a quella che si chiama teoria cinetica, e quindi la nascita della meccanica statistica, le cui origini sono molto antiche. L'idea che la materia è fatta di atomi, okay, è del V secolo, IV-V secolo avanti Cristo, di Euclide, Democrito e Epicuro. Qui vi rimando alla lezione che avete detto che avete visto e che magari se abbiamo tempo oggi riprenderò, ma se no insomma la sono molto velocemente. E quindi tutta la materia è fatta di atomi, tra i quali c'è il vuoto, d'accordo? E il dibattito su questa idea, sul fatto che fosse reale o meno, è durato, come vediamo breve, fino al XX secolo. La parola, tra virgolette, fine a queste diatribe, gli atomi ci sono o non ci sono, è del 1906. Vediamo che questo è un secondo. Ma nell'antichità gli atomi individuati o individuati da Euclide e Democrito venivano utilizzati? Altro che sì. Ci sono trattati, ci sono arrivati per via indiretta, di Tesibio di Alessandria, che fonda la pneumatica. Pneumatica è la parte della scienza che si occupa, pneuma significa aria e movimento, e successivamente Filone di Bisanzio e Erone di Alessandria. Erone probabilmente ve lo ricordate perché in matematica ha scritto la formula che dà il perimetro del cerchio non di dati, forse l'avete fatto in geometria. Questi sono trattati sul moto degli atomi in movimento in mezzo al vuoto, che è la base della nostra teoria cinetica, come vedremo a breve. Costruiscono il primo termoscopio, cioè uno strumento in grado di rilevare le variazioni di temperatura
che poi sarà ripreso da Galileo, ok? E da un altro contemporaneo di Galileo che lo usa per scopi medici come strumento clinico. Costruiscono il primo strumento a tastiera della storia umana, un organo idraulico basato sulla, allora, e utilizzano l'energia del vapore. Tra un attimo vediamo come. Inoltre hanno già la consapevolezza che in natura il vuoto è difficile trovare, però si può creare artificialmente. Come per esempio dicevano che la famosa la pompa di Tesibio a Tenuta, in cui lui diceva, beh, l'aria è fatta di atomi, tra questi atomi c'è il vuoto, se io espando l'aria, d'accordo, tra questi atomi il vuoto aumenta, è difficile crearlo, ma in questo modo posso aumentarlo, e c'è un trattato sulle proprietà elastiche dell'aria. Questa è la prima macchina a vapore, Vierone di Alessandria, primo secolo dopo Cristo, che lui dice che ha copiato da altri. Lui era un inventore, ma lui fa riferimento ai suoi maestri, che sono Tesibio e Filone di Bisanzio. Ed era, qui c'è un'animazione, ma qui PDF non si vede, una caldaia che veniva dove c'era l'acqua che viene riscaldata, questa riscaldandosi usciva da questo tubicino, lui andava a riempire questa specie di pentola e faceva ruotare le due aste legate ai cardini delle porte del tempio e queste si aprivano. Quindi i fedeli al tempio osservavano che se il sacerdote bruciava, quindi sacrificava gli dei facevano aprire la porta. Questo è il primo dispositivo di cui abbiamo testimonianza, che è, qui c'è l'animazione che lo mostra in azione. Vediamo se, forse, vabbè, casomai vi collego nella lezione di oggi. E funziona, le porte si aprono. Trattato verrà, eccolo qui, lo vedete in un altro contesto, sempre di Erone, è questo dispositivo che si chiama Eolipila, cioè un oggetto fatto in uno sferico di ottone, di metallo, con dentro dell'acqua, con due sfiati possibili, questo punto O e questo punto N. Questi due sfiati sono fatti a forma di gomito. Quindi il vapore acqua può uscire solamente qui verso l'alto e là verso il basso. Per reazione la sfera si mette in rotazione. Quindi se io scaldo l'aria, l'acqua che c'è dentro questa pentola che è chiusa sopra, il vapore acqua sale da questi tubicini, entra nella sfera e per uscire da questo, dal punto N al punto O la mette in rotazione applicando la studiazione e reazione. Questo è un altro modo per sfruttare il calore per produrre movimento, quindi per produrre lavoro. Sempre di Erone. E poi le macchine che fine hanno fatto? Macchine di monotipo. Qui c'è un documento, secondo me interessantissimo, di un autore che viene spesso trascurato, che è Francis Bacon. Tenete, prego. L'avete trattato? Perfetto. Questo signore che è, quando lui muore, Dante Alighieri ha una trentina d'anni circa, nei contemporanei di Dante, pensate alle due visioni del mondo così diverse. Lui dice, è possibile costruire macchine per navigare senza rematori e senza vele. È possibile che possano muoversi controllate da un solo uomo e più velocemente da altre navi mosse da decine e decine di rematori. È possibile costruire carri drainati da nessun animale che procedono con notevole velocità, come crediamo sono stati i carri fallaci con cui combattevano gli antichi. E falciati. Si potrebbero poi costruire macchine per volare, nelle quali un uomo siede girando un convegno, grazie al quale ali artificiali battono l'aria come un uccello che vola. Attenzione,
Questo l'ha scritto 400 anni prima di Leonardo da Vinci. Quindi, come si disegna Leonardo da Vinci, alcuni storici sostengono che Leonardo ne ha presi da altri. Lui queste cose le ha viste. Macchine per camminare in fondo al mare. E lui sostiene che Alessandro Magno le ha usate. Dove ha visto Bacon tutto questo? Ha letto i testi probabilmente di Tesilio di Alessandria, Filone di Bisanzio e Verona, che evidentemente alla sua epoca ancora erano disponibili. Non solo, ma dice che queste cose sono state realizzate, l'unica che lui non ha visto di suo è solo la macchina per volare. Quindi questo signore aveva visto treni, aerei e navi nel 1250, all'epoca di Dante. I testi di Tesilio, in particolare la pneumatica, sono stati tradotti da questo importantissimo umanista, che di solito negli studi di letteratura è molto trascurato, Federico Commandino. Federico Commandino è il maestro di uno dei maestri di Galileo, il quale traduce in latino la pneumatica dei Eroni di Alessandria, che contiene una descrizione dei meccanismi che avete, per esempio, il congegno che apre le porte del tempo, la pompa di Tesilio invece. Che attenzione, per esempio all'epoca di Leonardo da Vinci, i disegni di Leonardo sono irrealizzabili, perché la tecnologia per trattare i metalli della sua epoca era enormemente al di sotto di quella antica. Ad esempio, ha creato delle pompe a vuoto con cilindri di ottone e pistoni a tenuta che Leonardo se li sognava. Nessuno al vivente di Leonardo era in grado di realizzare quegli oggetti. Nessuno. Quindi Leonardo e Galilei si ispirano, imparano da quei testi, dai testi tradotti, da Federico Commandino. In particolare ritrattano, Galilei afferma che il valore è legato al movimento, perché ha letto il trattato di pneumatica. Ok? Lo ribadisce anche qualche tempo dopo. Santorio, che era un medico dalmata, è il primo che utilizza il termoscopio come strumento clinico. Ma l'utilizzo della temperatura per attività medica è già di Erofilo di Calcedonia, che è un medico che vive ad Alessandria d'Egitto, il quale scrive il primo testo di medicina della storia, il quale conosce per esempio la differenza tra i nervi sensori e i nervi motori, il quale sa la funzione del cervello. Per Aristotele il cervello serviva solo a restare a raffreddare il sangue. C'è una domanda? Sì, ma com'è possibile se nell'antichità questi oggetti, questi meccanismi avevano un'utilità, che poi ad esempio ai tempi di Leonardo erano stati persi? Questa è un'ottima domanda. Che cosa è successo? Allora, ci sono due fasi della risposta. La prima fase è che, un'altra domanda è, per esempio, come concili l'esistenza delle macchine con l'esistenza della schiavitù? Dice, queste macchine sono, in realtà non esistevano, venivano usate perché tanti gli antichi avevano gli schiavi. Ma pur avendo gli schiavi, cioè chi gestiva questa attività era ben consapevole che era molto meglio utilizzare macchine e schiavi piuttosto che schiavi da soli. Quindi l'uso delle macchine era applicato anche allora. Altrimenti, per esempio, non avresti mai potuto costruire i giardini pensili tanto meno le piramidi. Perché si sono perse? Si sono perse per quale ragione? Perché l'epoca, l'ellenismo, che ahimè a scuola si studia un po' troppo poco, secondo il mio giudizio,
è che finisce quest'epoca quando, in realtà cent'anni prima, cioè 160 a.C., i romani prendono la Grecia, distruggono Corinto. Perché? Perché Corinto si è rifiutata di assoggettarsi al dominio romano. Che cosa fanno? Distruggono tutto, non lasciano in piedi niente. E le persone di cultura, anche a Corinto c'era una fiorente biblioteca, li portano a Roma. Cent'anni dopo fanno circa uguale, 53 a.C., battaglia di Azio, Roma prende possesso dell'Egitto. Vanno all'Egitto e per un uomo romano, okay, la speculazione teorica dei principi filosofica non ha nessuna importanza. L'uomo romano è un uomo pratico, l'uomo greco è un uomo che ama discutere, che ama approfondire, che ama capire, che ama la filosofia. L'uomo romano no. Il romano si dice: se fai così funziona, se fai così non funziona, per lui basta e avanza. Tutti i progressi che hanno fatto i romani vengono fatti perché? Perché utilizzano tecnici e sapienti che vengono dalla Grecia e dall'Egitto, i quali non hanno più tempo per scrivere, sono impegnati per istruire i figli dei romani, per farli da maestri. Tutti i libri che ci sono vengono portati a Roma, ma non vengono tradotti. Cicerone si lamenta dicendo che a Roma, se vuoi trovare un libro buono, devi leggertelo in greco. In latino non trovi niente. Il libro scientifico più importante e più letto nella storia dell'umanità, cioè Gli elementi di Euclide, viene tradotto in latino nel 1250 da Adelardo di Bari. I romani non lo capiscono. Quando Vitruvio, che ha scritto il De Architettura, la cui riscoperta, la cui traduzione in latino, ha causato l'enorme fioritura, una delle parti fondamentali del Rinascimento. I muratori venivano da tutta l'Europa, in Toscana, in Italia, a imparare come costruire. Dopo la caduta dell'Impero Romano, in Europa nessuno sa più costruire in muratura. Fango e paglia. Fino al Rinascimento. Tutte le costruzioni in muratura sono ruderi dei romani. E le costruzioni dei romani sono dovute a questo, ad applicazione di quanto la scienza alessandrina ha prodotto. Però loro non hanno interesse a sviluppare o approfondire, gli basta quello che hanno. Vitruvio, ripeto, quando descrive nell'architettura le strutture in natura, dice: le celle degli alveari, tipico esempio di struttura naturale, sono esagonali. Perché? Perché le api hanno 6 zampe, che è evidentemente una scemenza. Papa di Alessandria, quasi 300 anni prima, enuncia il teorema che se tu vuoi coprire una superficie piana con un poligono regolare che abbia il minimo del perimetro e il massimo dell'area, quindi il modo più efficiente per coprirla, è usare gli esagoni. Che non dipende dal fatto che le abbiano 6 zampe. Se ne avevano 8, cosa facevano? Un ottagono. Se ne avevano 4, un quadrato. Perché? Perché Vitruvio questo non lo capisce più. Non è istruito a capirlo. Quando i romani vedono le Olimpiadi di Erone, pensano che sia un giochetto. Quando vedono la macchina per aprire le porte del tempio, pensano che sia un giocattolo, una cosa che serve per divertirsi, che non abbia nessuna utilità pratica. E quindi ignorano. Chi se ne frega. Tutti questi testi tornano in Europa, okay, attorno al, se non mi ricordo più dove era, forse, eccolo. Non è un caso che l'epoca sia questa, in cui si cominciano a tradurre testi di questo tipo. Perché? Grazie alla caduta di Costantinopoli, di Bisanzio. 1543, Bisanzio diventa il vaso dei Ottomani.
E già molti anni prima, le persone di cultura, subodorando questo, sono venuti in Italia e vanno a Firenze e vanno a Venezia, che diventano centri di enorme cultura, dei fari letteralmente. Nel 1492 il numero di libri stampati a Parigi è circa un'ottantina, il numero di libri stampati a Venezia è circa 4 volte tanto. E questi portano con sé tutti i testi che avevano. E c'è un fiorente commercio di testi antichi. Non è un caso che il primo che si interessa di testi antichi, famoso in Italia, è Francesco Petrarca, che va alla caccia di testi antichi. Sulla sua scia, Poggio Bracciolini, segretario pontificio in Germania, trova il Derrero Natura. E in Europa arriva la teoria atomistica, che altrimenti non sarebbe arrivata. E la trova perché è interessato a testi antichi che andavano molto di moda. Perché? Perché erano molto ricchi di contenuto. E cominciano a girare idee nuove. Copernico viene a studiare in Italia, ok? E dice, nella lettera di presentazione, la lettera dedicatoria che dedica il Papa per farselo amico, dice: mi sono sempre chiesto come mai nessuno sa spiegare, nessuno si riferisce agli antichi, sa spiegare il mondo dei pianeti in modo corretto, perché era evidente anche a Tolomeo che il sistema eliocentrico non funziona, il geocentrico non funziona molto bene, ha dei problemi, è complicato e spesso sbaglia. Perché dice, come mai nessuno ci è arrivato? Possibile. E dice, allora mi sono messo a cercare, e li trova a Bologna e a Ferrara. A Ferrara sono andato a visitare la città, vicino alla cattedrale, sulla destra, uscendo, c'è una lapide enorme in cui si dice, qui Copernico in data tot ha avuto la laurea in legge. Da quell'epoca ci si lavorava in legge. Ok? Lui si è cominciato a trovare libri che dicessero chi ha, che dicessero i tentativi passati per interpretare i mondi pianeti. E ha cominciato a trovarli. E trova i manoscritti tradotti dal greco e dall'arabo. Uno di questi è l'Arenario di Archimede, in cui Archimede descrive il sistema eliocentrico di Aristarco di Samo. E dice, allora, preso da questo, ho cominciato a pensare anch'io che la Terra si muovesse. Ma non l'ha scoperto lui, l'ha letto da un'altra parte, come se io oggi leggo che esiste l'iPad e tra 50 anni dicono io ho inventato l'iPad. Sto andando fuori tempo. Ecco, questa per esempio è un'altra delle macchine, questa del 100 anni più tardi, 1929, sull'uso del vapore in ambito meccanico. Avete sicuramente sentito del barometro di Torricelli. Da dove nasce? Anche lì è un problema molto pratico. Attorno al 1500 vengono pubblicati, redatti, sapete che i gestori, quel capomastro, se per termine tecnico, dei cantieri edili o di qualsiasi altra applicazione pratica, redigevano dei rapporti e si veniva a creare un problema, perché se devo creare delle pompe per sollevare l'acqua, di fatto oltre a una decina di metri non andavano. Per quanto bene fossero fatte le pompe, arrivavano sempre con una certa pompa e nessuno capiva il perché. Perché non più su? Faccio una pompa migliore, tiro l'acqua più su, e invece no. Galilei, che aderiva alla teoria dell'oro vasto di Aristotele, attenzione, affida il problema al suo allievo Evangelista Torricelli, che era un suo discepolo, un suo allievo, il quale si rende conto che lui usa il mercurio perché è più pratico, perché anziché 10 metri ne usi 70 cm circa, che l'acqua sale nella pompa a vuoto, nella pompa aspirante, fino a una certa quota, perché?
perché c'è l'aria, l'atmosfera, che spinge sulla superficie libera dell'acqua a fianco della pompa, da cui sfrutta questo fenomeno per produrre il barometro, che è uno strumento che misura la pressione in base all'altezza della colonnina, nel suo caso di mercurio, nel caso dell'acqua serve 10 metri circa. Anche in questo caso un notevole progresso teorico è motivato da un problema molto semplice, pratico. Dimmi, ma cos'è la teoria della roba qui? È una risposta che dava la cultura ufficiale a questo problema. Cioè, la natura non ama il vuoto. Quindi, se tu tiri su, cioè, fai una pompa, quindi hai un tubo metallico, uno stantuffo, e attenzione, devi aderire perfettamente all'involucro, al cilindro, alzi lo stantuffo, se sotto hai acqua, questa tende a salire. Perché? Perché siccome la natura non ama il vuoto, per riempire questo vuoto l'acqua sale. Ma se questa teoria fosse corretta, l'acqua dovrebbe salire sempre. Non fermarsi a mangiare da poco. La teoria della roba acqui, che è la teoria aristotelica, non riesce a spiegare questo. E Galileo non si fa spiegare. Guarda, pensaci tu che io non la voglio entrare, c'è problema. E lui arriva alla non solo, ma non so se vi ricordate come ha fatto il barometro di Torricelli, è un tubo di vetro che viene riempito fino all'orlo, viene rovesciato in una bacinella di mercurio, okay? E poi il mercurio scende fino a una certa quota. Okay? Qui alla facciata dell'oro qua qui c'è il vuoto, qui non c'è niente. E l'aria qua dentro non va perché qui è chiuso dal vetro. Quindi il vuoto si può creare artificialmente, come diceva Ctesibio. È difficile ma si può. Pascal, un altro nome importante della idrostatica, ribadisce e chiarisce il risultato di Torricelli nel fatto che le reazioni dell'oro non hanno nessun fondamento. Vengono costruite, Otto Bongheri, che ne è un artigiano che lo fa, le nuove pompe a vuoto sulla stregua di quelle di Ctesibio, e nel 1660 Robert Boyle, contemporaneo di Newton, comincia a descrivere analizzare il comportamento di sistemi particolarmente semplici come i gas, e dà la relazione tra pressione e volume in un gas che mantenga la stessa temperatura. La legge di Boyle sicuramente l'avete vista, per esempio, in chimica. Okay. Dopodiché un altro nome molto importante, Robert Hooke, che noi in fisica lo si conosce per via della forza elastica. In realtà era uno scienziato a 360 gradi, il quale non è privo di meriti anche nella ricerca della teoria della gravitazione universale, e scrive un testo magnifico che si chiama Micrografia, in cui utilizza il microscopio per scopi scientifici e descrive tutta una serie di strutture che vede il microscopio e le fa dei disegni meravigliosi, bellissimi, e riafferma un'idea di realtà vecchia, il fatto che il calore è legato al movimento rapido degli oggetti che si muovono. Dopodiché il primo a formulare l'idea che il calore sia un fluido materiale, è questo signore Becker, il quale si occupa della teoria della combustione, cioè di perché le cose bruciano e di che effetto fa. Queste producono un certo fluido che lui chiama calorico o flogisto. Una teoria che non ha fondamento, ma a quell'epoca poteva funzionare, un po' come la teoria elettrica che vede che l'elettricità è un fluido. Siamo più o meno sugli stessi anni. Parallelamente, dal punto di vista teorico, Wilhelm Leibniz introduce il concetto di vis viva, il famoso teorema dell'energia cinetica. Okay? L'energia cinetica a quell'epoca si chiamava forza viva. Il lavoro di una forza uguale a variazione di energia cinetica, viene da lì. E quindi fa il primo passo verso il nostro enunciato della legge di conservazione dell'energia.
sull'esempio dell'Eolipila, Denis Papin, francese, costruisce la prima pentola a pressione, cioè un dispositivo che è in grado di mantenere confinato un gas che si scalda fino a temperature superiori a quelle di ebollizione, quindi aumenta la pressione interna, si alza il punto di ebollizione. E questo abbiamo già visto, l'uso della prima macchina a vapore, la quale viene estesa e viene utilizzata per scopi industriali da questo signore Thomas Newcomen, che la modifica, la fa un po' più potente, la arricchisce. Però lui ha un problema, tornando al famoso problema pratico delle miniere: il rendimento, cioè l'efficienza, cioè quanta energia riesce a sfruttare, è molto basso, il 2%. Un esempio di questa massa è ancora funzionante al Museo di Birmingham, si può andarla a vedere. Sempre il 700, che è il secolo chiave per lo sviluppo della termodinamica, vengono introdotte le scale termometriche, cioè dei criteri per fissare, per dare valori numerici alla temperatura. Fino adesso abbiamo parlato di termoscopio, si parla di termometro, scusate la dissonanza, quando sono in grado di dare valori numerici. Okay? E questo Monton, un altro francese, introduce l'effetto, l'idea che ci deve essere un valore di soglia, un valore più basso della temperatura, quello che noi adesso chiamiamo zero assoluto. Osserva inoltre che la temperatura dell'acqua non varia durante l'ebollizione, cioè l'idea che durante i passaggi di stato la temperatura rimane fissa, e questi vengono utilizzati come valori di riferimento per fissare le scale termometriche. Ok? Ma se Monton ha trovato lo zero assoluto, perché? No, non ha trovato, ha ipotizzato che potesse esistere. In base a intuizioni, in realtà. La nostra teoria cinetica dei gas viene essenzialmente dal lavoro di Bernoulli, idrodinamica, in cui lui applica i concetti della meccanica newtoniana a minuscoli corpuscoli che sono gli atomi, e ne applica come faremo a breve alla lavagna, ne applica le leggi di Newton per ricavare le proprietà macroscopiche dei gas. Émilie du Châtelet, una donna, vi prego di sottolinearlo, traduce in francese i principi di Newton, ma non si limita a tradurlo, tra l'altro la sua traduzione è a tutt'oggi la traduzione ufficiale francese dei principi, cioè non è stata fatta una migliore, ma la completa, fa un passetto in più. Newton non parla mai di energia, Newton non ha il concetto di energia, forza, massa, velocità, quello che vuoi, ma energia non c'è. Lei sfrutta probabilmente il lavoro che abbiamo visto nella discussione precedente di Leibniz e introduce il concetto di conservazione dell'energia meccanica per la prima volta. Altri concetti volontari sono quelli di calore latente e capacità termica, che vedremo applicati nelle trasformazioni dei gas a breve. Grazie mille, ora vado velocissimo. La temperatura, le prime scale termometriche utilizzano i passaggi di stato, okay, e vengono introdotte essenzialmente due scale che sopravvivono anche adesso, quella Celsius e quella Fahrenheit, a seconda dell'acqua che si usa. La Celsius usa l'acqua distillata, la Fahrenheit introdotta in Danimarca l'acqua di mare, quindi a punti di passaggio di stato diversi. Noi diciamo sempre che la macchina a vapore è di James Watt, questo è sbagliato. James Watt era un tecnico di laboratorio, non mi ricordo se a Londra o a Manchester, un giorno gli portano la macchina di Newcomen e gli dice: guarda, è rotta, per cortesia vedi se riesce a aggiustarla. Lui la studia, la approfondisce, vede che ha l'efficienza molto bassa e la modifica profondamente. Però modifica una cosa che ha fatto, da James Watt la migliora l'efficienza. E in collaborazione con un altro collega, Button, riesce a costruire un meccanismo per cui la macchina termica traccia il famoso diagramma di fase, quello che noi tracceremo a breve sulla lavagna per descrivere i cicli delle macchine termiche.
un po' come un meccanismo per cui il grafico viene fuori da solo. Si comincia a studiare a fine Settecento il fenomeno di trasmissione del calore, come il calore passa da un oggetto ad un altro, e si distinguono i meccanismi di conduzione, convezione e irraggiamento. L'irraggiamento ha un ruolo chiave nello sviluppo della termodinamica. E punto nodale, Antoine Lavoisier analizza la composizione chimica dell'aria, mette in risalto il fatto che l'aria è composta di elementi più semplici, c'è l'ossigeno, c'è l'azoto, c'è un sacco di cose, per cui muore qui la teoria dei quattro elementi. Questa è la parola fine, perché l'aria non è un elemento. L'elemento significa ciò che di più semplice non c'è, invece l'aria è composta di altro. Qui parliamo ancora di irraggiamento, ma voglio sottolineare questo personaggio, il conte Rumford, che si chiamava Benjamin Thompson. Questo è un antico americano, è un nobile, e fa, durante la rivoluzione americana, fa la spia per gli inglesi. Ahimè, la sua parte non ha fortuna, cioè gli inglesi perdono, quindi lui è costretto a fuggire, a scappare. Viene in Europa e si mette al servizio dell'elettore di Baviera, il quale lo incarica di produrre cannoni, in quanto ex militare. E nella alesatura dei cannoni, Rumford diventa conte di Rumford, un po' il nome tedesco, in realtà è perché è americano, vede che il calore non può essere un fluido, perché più lavoro il cannone per fare il foro, insomma, alesatura, più calore questo emette. Quindi il calore, dice, non può essere un fluido, deve essere una forma di energia legata a qualcosa di particolare, ma comunque non la teoria del fluido calorico lì viene messa in discussione. Qui, ok, si cominciano a approfondire le proprietà dei gas. Carnot, fatemi focalizzare su questo prima che suoni la campana, è un militare francese che si chiede come mai l'Inghilterra ha una supremazia tecnologica rispetto alla Francia? Perché sfrutta meglio le macchine termiche, sfrutta meglio le macchine a vapore. Quindi dice, beh, vediamo che cosa c'è di fondamentale nella macchina termica e come possiamo migliorarla e fin dove possiamo arrivare. Studia le macchine termiche da un punto di vista teorico, ok? E